Sono di Roma, ma sono sempre venuta qui. Ah, tutti gli anni viene in vacanza? Sono 91 anni che vengo qua. Ah, però! E di solito che cosa si porta qui da mangiare al mare? Qualcosa di fresco? Sta qui tutto il giorno? Sto andando a mangiare a casa. No. Il bagno lo fa? L'ho già fatto. La stagione estiva è iniziata e le spiagge di Pesaro sono state prese d'assalto da cittadini e turisti. Siamo venuti a sentire come i bagnanti affrontano questo caldo tipicamente estivo. Lei il caldo come lo combatte? Che cosa si porta da mangiare al mare di solito? Vabbè, io lo combatto con la birra. Si sta benissimo e mangio al mare. Il toast, il panino, porto la frutta, il gelato, quindi va bene così. Il bagno oggi l'ha fatto? Oggi ancora no, l'ho fatto domenica, però oggi ancora no, si sta bene. C'è un po' di vento ma si sta bene. Si sta bene, non senti il sole, quindi ti abbronzi benissimo. Noi veniamo da Conegliano e veniamo al mare a Pesaro tutti gli anni, si sta molto bene, vero? Sì, perché ci piace. Perché quindi vi piace? Ci piace molto, molto. Proprio in questi giorni che l'acqua è bella fresca, cioè si sta meglio. Bene, bene. Che cosa vi portate da mangiare al mare? Ci portiamo, di solito mangiamo da qua, al bar, sì, sì, sì. Ma il bagno oggi l'ha fatto? No, non l'ho fatto perché l'acqua è fredda, io sono molto freddolosa, però mi prendo l'arietta fresca. Allora, l'acqua è molto bella, però è molto fredda, devo dire, e ci sono un po' di alghe. Lei è di Pesaro oppure una turista? No. Vengo da qua praticamente da quando ho 6 mesi, però vengo da Milano. Tutti gli anni in vacanza a Pesaro? Sì, tutti gli anni nella stessa spiaggia da 18 anni. Di solito che cosa si porta da mangiare al mare? Qualcosa di fresco? No, no, diciamo che mangio qui al bar della spiaggia o la piadina o comunque insalatone, che sono molto buone. Si è portata al farro? Mi sono portata il farro con le verdure oggi, sì, perché sempre piadine non si possono mangiare, quindi un po' di cose più naturali.